Tiretto battuto finalmente! Yes! E che cacchio! Via! Oh, e uno le batta fuori subito dalle valle! Stress immondo! Non me ne frega un cacchio dei personaggi più veloci, sono riuscito a battere sto cornuto qui! E apriamo sto forziere, troviamo cappello da Dixie Kong, giustamente. Ma io come faccio ad andare qua sotto? Ah, qui. Al Pachemerino la gravità è ridotta. Se mi faccio dovrebbe essere qualcosa contro la gravità, giusto? Giusto? Qualcosa per la gravità? Immune al terreno saporifero, sarà più difficile da Mammoth. Riduce i danni dal veleno, i venti impetuosi. Bla bla bla, te piace chiacchierare. Aumenta molto la capacità di salto, mettiamo questa qua contro l'Ana e Merino, come cacchio si chiama. Alpaca e Merino, scusate, di Animal Crossing. E a posto! Ce l'abbiamo fatta finalmente, mamma mia che stress quello scontro là. Poi come ho detto anche tipo i vari Yoshi e Sonic, che non riesco a battere, me li batterò da soli perché... Il Curry! Venite qua, che a voi vi piace il fuoco, dannati Ice Climbers! Mamma mia, rutto fiamme! Per fortuna che non mi che non ho mangiato... Ho mangiato il curry e rutto fiamme, perché se mangiavo i fagioli... Non mi saltava fuori da niente dalla bocca, aio! Oh ma... Sti cazzile! Sti cacchio dei Climbers! Ma che sono sti nanoni? Sbam! No! Che lo stavo prendendo... Aspetta! Aspetta! Stavo prendendo molto bene, molto bene! Venite! Venite! Sbadabam Ice Climbers! Arrivederci tutti e due mandati dall'altra parte del mondo! Inizio di conto con una mazza minerale e chi se ne frega! Siamo riusciti a battere quello stronzo là, Duo Duck Hunt! Mazza in vantaggio lui! Allora mi metto questo qua! E possiamo iniziare questo contro contro il Duo Duck Hunt! Mi sembra che giocheranno pure in casa! Perché giustamente l'anatra che si fa sparare dal cacciatore che viene accompagnato dal cagnolino salva il cagnolino. Eppure c'è il cacciatore, l'ho distrutto. Più che un cacciatore sembrava un coso, come si chiama, un cowboy. Ah, cowboy, e via qua, porca miseria. Sì, ma sono i cowboy de... non mi ricordo come si chiamava quel gioco lì. Non c'entra niente con Duck Hunt. Arrivederci. Tanto sono partiti dall'altra parte, ma chi se ne frega. Il magico duo è sbloccato. E tante altre belle cose. Oh. Ma soprattutto, qua ci dovrebbe essere... Ah, ma è qua? No. Come facciamo ad andare lì dentro? Quello che mi sto raccapezzolando da un po' di tempo, che non riesco a capire come si... Ah! È così che si fa! Oddio, centrale elettrica! Ghiaccio A. Sembra che tu possa attivare l'elettricità qui. Che è sto coso? Ah! Ah, ok. Devo prendere sti cosi per attivare l'elettricità. Perfetto. Qua non possiamo perché ci serve uno sbirulino che troviamo là in fondo. Contro Dr. Light! Cambiamo. Badabam! Avversario Dr. Mario! Sconfigge il personaggio principale, energia, bisogna mandarlo a zero. Non ci avevo fatto caso che c'era sto coso dell'energia a zero, annaggio. Lo cazzo è Dottor Mario? Se lo sapevo mi mettevo il cacchio del robo, invece è un attimino in vantaggio, ecco, a saperlo. Soprattutto prendevo Kirby, cioè ce l'ho già Kirby, ovviamente, come potete vedere sto già usando Kirby, però volevo utilizzare diciamo un altro Kirby. Stra mega maledetto che questi qua hanno già rotto le balle. Eh sì, mi so tanto che qua ci deve essere a cambio. Soprattutto perché il Dottor Mario, che è il personaggio che devo battere, continua a scappare. Questi ci hanno aperti in due. Perfetto, cambio di formazione. Ciao Uwu Mario, adesso come la mettiamo, caro mio? Che mo te distruggo, te apro in due. Mamma mia, fastidio.
E sto qua che scappa. Per fortuna che non è a tempo, perché sennò avrei già, tipo, no, spaccato tutto. Cazzo, quello era super. Ah, lo devo fare proprio nel momento giusto. Ah, potrei fare una cosa. Fermi tutto. Appunto. E tira la capocciata. Qui si blocca per terra. No, non a quello, poverino lui. Madonna, che fastidio. Te stai fermo? La madonna. Faccio prima a batterlo così, faccio prima, non lo so. No, a meno che... No, c'era la possibilità di usare la super... Eccola. Vabbè, tanto non l'avremmo mai preso, quindi l'abbiamo usata in qualche modo. L'importante è che non sia a tempo sto scontro, perché... altrimenti davvero qua era molto difficile la situa. Per fortuna che mi sono preso sto cacchio di Donkey Kong qua, perché... è solo una questione di tempo, non vi preoccupate. Ciao dottor Mario, arrivederci e mai più arrivederci, perché sei tu. Parti via dalla lotta, dato che non vuoi sfidarmi, sei una persona poco rispettabile. Quindi mo abbiamo sbloccato sta zona ed è partita pure la roba de... Ma... oddio. Ma io devo andare da là. Ok. Quindi tolgo questa. Eh no. Ah, ok. Ah, perfetto, perché le metto e... allora, io devo andare... ma se tolgo questa va via quella. Ma... oh, attenzione, allora prendiamo questa qua. No, vabbè, intanto andiamo avanti di là, che mi sa tanto che poi ce ne sarà una che non utilizzeremo per poter andare avanti, ecco. Dovrebbe essere così l'inghippo finale. Ok, qua non c'è niente. Non do cacchio vado. Ho capito. E beh, prendo questa, giustamente, dite voi. Qua cosa mi apre? Mi apre questa qua e possiamo andare contro... Dedenne, Pichu, il terreno è elettrificato. Se non mi sbaglio non c'ho la roba versus terreno elettrificato, quindi chi se ne frega. Tra l'altro dovrebbe essere anche un incontro quello a zero. No, non è un incontro a zero, perché mi ha messo quello là? Pronti? Che mi dona energia se non si obbi... dicevo. No! Nine! Mamma mia, tutto elettrico, bruzzo qua, mamma mia, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Maledetto Pichu, vieni sul mio sulla mia stessa zona d'onda. Sì, però dai fastidio, caro nanetto mio, Te lo di. Continui a ridire sempre le stesse cose. Ma il fastidio è di livelli improponibili. Vittoria, ho vinto e vai via subito fuori dal vale. Dedenne sbloccato, sarà nostro. Grazie Porygon. Allora, io non capisco perché c'è la musichetta di Splatoon nel sottofondo, però vabbè. No, qua non c'ho il robo. Poi possiamo andare a prendere questo. Il nemico diventerà d'acciaio contro Susy. Perfetto, per sbloccare Susy io voglio sbloccare Fuffy ora, now, perché Fuffy è un personaggio che mi servirà in molti posti. Sì, è un personaggio che mi servirà soprattutto nella zona quella là del trainer fit, perché là è una zona molto gaglioffa. Eccola là, sapevo che c'era quello che mi passava da sotto. Ma poi è cosa d'acciaio, ma io non ero contro Fuffy.
Allora perché c'è quello l'altro che è d'acciaio? Mamma mia, quella là sta andando a pesca. Io te pesco le mazzate. Cadi giù, che è tempo di rumba rumba. Aia. Saltello malevolo. Perché non so se devo battere pure l'altro Metal Knight sicuramente. Anzi, ci metto proprio la firma su sta cosa. No. Aia. No. Sono ancora sconfitto. Ah. Uno sì però. Potrebbe. Ciappa. No. Aspetta. No, è che schifo, che sfiga. No. Manca poco. Stavolta mi ha battuto, dannata fuffi, la rifacciamo subito. Cara Fuffi, è giunta la tua fine. Ciappa, mamma mia, sto gancio sinistro dritto in faccia. E Susie è sbloccata. Mo' vediamo di andare avanti. Allora, Elecman, il terreno è elettrificato, energia si riduce a zero, quindi ci va bene così. E ci mettiamo pure questo, che così almeno abbiamo un attimino più di potenza in più contro Luca Pic Lucia Pikachu. Pica Lucia, Pica come gaglio, che dolore, l'electrification. Mamma mia, mo adesso incominciamo a far tremare un attimino il pavimento, caro Pikachu, in questo modo molto molto ondulatorio e pressoché molto rompimento di balle nei tuoi confronti, perché non mi ricordo se c'è qualcosa contro l'incendiario, l'elettrificato, non mi ricordo. Dovete c'è qualcosa per farmi passare il giramento di balle che mo me sta a creare sto azzo de Pikachu. No, perché non si gira nella zona giusta? Vieni qua che c'ho il fiorellino del robo. Aio. E c'ho un po' anche pure la super mega mossa che tu balle. Perché sempre così devo andare? Tutte le volte che ho la possibilità di avere qualcosa, non cadere. Non cadere mai. Tanto perso, dobbiamo rifare. Che stress! Stress Pikachu! Sei un personaggio stressante pure te. Ma cosa mi serve a me la spada, porca la miseriaccia! Che tutte le volte che ho tentato di fare l'attacco con spada non andava a buon fine! Poi che cazzo mi metto nella posizione che lui mi può arrivare da sotto? Ah, mo c'hai tu la spada, giustamente. E ti credi anche di usarla, credo, giusto? Sono imbecillo. Vieni qua. A viso aperto questo scontro. Aia, aio. Che dolore. A viso aperto però mi piacerebbe pure colpirlo. Dato che gli manca poco di vita. No, salimi. Col torcinello. Sì, vabbè, c'ha pure la mossa. Fine, questo qua. Non mi ha preso. Oh, ma perché non riesco più a... Oh, che tu coglioni. No. Ma... Oh. Ma che vuol dire? Ho perso? Molto bene. È successo qualcosa di strano in questo incontro. E mi sono stato zitto questa volta, perché certe volte è meglio stare zitti, perché altrimenti poi succedono delle cose molto strane. Elecman è dai nostri adesso. Annaggia che faticacce ho in questa zona della centrale elettrica. Scrigno? Scrigno? No. Ah, hanno trovato un altro, perfetto, che potremmo utilizzare anche per andare avanti in questa zona nel prossimo video.